martedì 3 dicembre, sono le 12.35 minuti in questo istante, nuova puntata di Good Morning Milano. Oggi è martedì, martedì significa Focus Periferie e martedì significa anche, eccoci qua, scusatemi, significa anche Walter Cherubini. Buongiorno Walter. Buongiorno a voi, ben ritrovati a questa che è la 91esima puntata di Focus Periferie e oggi abbiamo gradito ospite di partecipazione attiva infatti. Fabiola Minoletti, che è presidente del comitato Abruzzi Piccini, nonché vicepresidente del coordinamento comitati milanesi. Buongiorno Fabiola. Bentornata. Grazie. Un po' non venire a trovarci, siamo contenti assolutamente che sei qui con noi oggi, perché appunto il tema, diciamo, di partenza di quest'oggi, poi sappiamo che sono, poi ne tocchiamo sempre tanti i temi con Walter, il Focus Periferie, ma partiamo un po' anche sull'onda di quello che è stato Milano Partecipa di un paio di weekend fa, lo scorso weekend. 22-24 novembre, 10 giorni fa. Un weekend di partecipazione di Milano dove ovviamente anche i comitati si sono fatti vedere, sentire, hanno partecipato, no? Sì, assolutamente. Anche noi come coordinamento dei comitati abbiamo portato avanti due iniziative su questa bellissima, assolutamente interessante iniziativa. È un'iniziativa che logicamente dà ampio respiro a tantissime realtà associative, territoriali, magari che operano in più settori, in più campi, che però spesso tra di loro non fanno rete, magari non conoscono le une le progettualità degli altri, quindi è stata veramente una vetrina aperta con la possibilità di creare un interscambio e di costruire una futura rete. Anche noi come coordinamento dei comitati abbiamo dato il nostro contributo inerente alle progettualità che da anni portiamo avanti. Abbiamo partecipato a una esibizione fotografica di una serie di poster, i vari comitati aderenti al coordinamento dei comitati che hanno voluto partecipare, hanno praticamente concretizzato il loro operato nel corso degli anni dove loro sono stati attivi su dei poster, sintetizzando le tematiche iniziali dei loro quartieri e come eventualmente sono state risolte o eventualmente, se sono ancora in corso di soluzione, le proposte che hanno in corso. E in parallelo abbiamo sempre partecipato giustamente attraverso invece una tavola rotonda aperta a comitati, a cittadini e ad altre associazioni sulla tematica del graffitismo vandalico, proprio per capire cosa i vari comitati di quartiere possono fare per contrastare il fenomeno del graffitismo vandalico che negli ultimi anni ha, e questo è sotto gli occhi di tutti purtroppo, assunto delle forme sempre più estreme, sempre più invasive e sempre più vandaliche. E quindi è stato un confronto per valutare come sta evolvendo il fenomeno, quali sono le conseguenze del fenomeno, quindi non soltanto inerenti al decoro, ma le conseguenze economiche, le conseguenze ambientali, e soprattutto abbiamo fatto un focus su come si può contrastare il fenomeno, e facendo un ulteriore focus su quello che il cittadino, il singolo cittadino, oppure il cittadino strutturato in una realtà spontanea o anche in una realtà strutturata, può fare per contrastare il fenomeno, quindi magari con cleaning day, sensibilizzazione, facendo delle denunce alle interfacce delle forze politiche. E il tutto di questo, diciamo, dibattito, tavola rotonda, abbiamo avuto la presenza chiaramente anche dell'organo del Comune di Milano che contrasta il fenomeno, della polizia locale, quindi abbiamo avuto tutto lo staff dell'antigraffiti del Comune di Milano, quindi è stato, diciamo, un evento molto costruttivo di confronto e di propositività, ecco. Insomma, un weekend dedicato alla partecipazione, anche Consulta Periferie Milano ha avuto i suoi appuntamenti, giusto Walter? Ricordiamoli magari un attimo per ricordarci un po' quello che è stato, ma soprattutto quello che è venuto fuori poi, no, da questi contributi. Noi abbiamo focalizzato con tre iniziative, di cui una il sabato qui a Milano All News, che è stata una maratona lunga oltre 2 ore e mezza, dove abbiamo invitato varie realtà, anche istituzionali, c'era anche il presidente della commissione casa del municipio 7, perché quello delle case popolari è un tema irrisolto, sostanzialmente irrisolto, invece è da risolvere. E quindi anche c'è il tema dell'organizzazione
perché ritornando al tema anche di Milano Partecipa, che era articolato in quattro filoni, uno dei filoni era comunità e territorio. E quindi se da una parte ci sono tantissime realtà che sono impegnate sul territorio, nello stesso tempo il tema era: ma come tutta questa ricchezza che c'è può essere fatta, tra virgolette, assunta come tema dall'amministrazione comunale e quindi anche proseguita e aiutata? Perché appunto, come sintetizzava tempo addietro l'indagine dell'Ipsos su Milano, Milano è un operoso alveare con tante celle che non comunicano tra di loro, e quindi questo è proprio il tema, a fronte anche di una situazione dell'amministrazione comunale che Balducci, che è stato prorettore del Politecnico e anche assessore per un certo punto, per un certo periodo dell'assessorato all'urbanistica del Comune di Milano, il tema è anche questo. Quindi parla anche qui, fa: globalizzazione e digitalizzazione stanno accelerando ulteriormente i processi di cambiamento, che era uno dei temi di Milano Partecipa. Mentre l'attrezzatura culturale e tecnica di chi amministra le città è rimasta la stessa, con le sue settorialità, con le sue piante organiche, con le sue strutture formate da competenze separate. Ecco, questo è il tema. Questa delle competenze separate torna spesso, no, nei tuoi temi come argomento, perché insomma, appunto, noi chiediamo... Le competenze separate sono l'antitesi del fare sistema, ecco, che non è il fare rete, naturalmente. Si può fare una rete sul territorio, eccetera, ma se non si tengono in considerazione tutti quegli elementi, soggetti e realtà che intervengono sul territorio, non fosse altro la direzione regionale scolastica, perché decide se mettere un preside o no in una scuola di periferia, nel nostro caso, ecco, allora vediamo che il tema della rete è importante, ma non è adeguato a risolvere il tema delle periferie, che esattamente deve porre il tema a livello cittadino, che è il tema di Consulta Periferie Milano. Prima hai parlato di un paio di appuntamenti interessanti che avete fatto avete proposto durante Milano Partecipa, ma in realtà è una cosa che torna spesso, che sono questi famosi cleaning day che fate, no? Sì, assolutamente, perché diciamo che l'evento del cleaning day, al di là della ricaduta estetica che può avere sull'ambito territoriale dove si svolge, chiaramente diventa anche un modo di portare un messaggio al quartiere, all'ambito territoriale dove si svolge, quindi un ruolo di stimolare l'associazione, il comitato di quartiere, il cittadino che abita in quel territorio, a aprire gli occhi, vedere il proprio territorio e a portare, diciamo, con un piccolo gesto cura al proprio territorio, perché è proprio dimostrato che il cittadino che si prende cura del proprio territorio diventa anche un cittadino che nel tempo diventa meno fautore del piccolo degrado urbano. Quindi sicuramente i cleaning day sono una manifestazione proprio importante, che oltretutto si concretizza sui territori e che quindi porta... Stiamo volendo l'immagine appunto di un cleaning, sì, esatto. Quindi diciamo che hanno una valenza molto ampia i cleaning day, molto rieducativa e soprattutto di riavvicinare i cittadini al proprio territorio, a prendersene cura, ecco. Quindi noi riteniamo che è uno strumento, uno dei tanti, utili a portare partecipazione nei quartieri. Quanto è difficile organizzare un cleaning day? Te lo chiedo perché noi spesso parliamo di quanto è bello fare cose, farlo a livello anche amatoriale, spesso rivendichiamo anche l'amatorialità, nel senso di dire non siamo professionisti, è la partecipazione spontanea della gente, che spesso però a noi, magari poi non è così, però sembra che a volte insomma non sia poi così facile e spontanea, perché poi ci sono tanti paletti burocratici di mezzo. Sì, magari vista dall'esterno può essere tutto semplice, prendi il pennello e via, no, in realtà è come tutte le cose, richiede una preparazione, prima di tutto ad esempio la identificazione del luogo e la fattibilità del luogo. Una volta identificato il luogo bisogna anche capire chi sia il proprietario, quindi se è il comune, se sono delle scuole magari bisogna chiedere
magari non so, una chiesa, quindi bisogna chiedere se sono proprietà private, quindi devi in prima di tutto capire chi è la proprietà, chiedere le dovute autorizzazioni e poi vedere la fattibilità, quindi il tipo di substrato, di superficie, perché noi in genere interveniamo con la pittura, perché laddove invece le superfici sono travertini pregiati occorre logicamente un intervento con dei macchinari che i volontari poi non possono utilizzare. Poi quindi c'è tutta la logistica delle campionature dei colori per essere chiaramente i più vicini al colore originario e poi la ricerca dei volontari, la messa in sicurezza anche del lavoro con le assicurazioni dei volontari e poi il momento, quindi i materiali utili proprio per lo svolgimento concreto del lavoro. Ecco. E quanto Focus Periferia appunto era sempre un occhio di riguardo per le periferie. Sì. So che da poco avete fatto un cleaning day in zona periferica, in zona famosa via Nikolaevka, municipio 7, confini di Baggio. Sì, diciamo che quest'anno abbiamo voluto un po' dedicarlo alle periferie proprio perché se ne parla tanto però alla fine si opera poco nelle periferie e quindi è giusto che si vada noi verso le periferie che quindi da problema proprio del vostro intervento ecco, sì, che da problema devono diventare delle, anche delle potenziali risorse e abbiamo quindi scelto le case popolari MM e abbiamo proprio diciamo stipulato un patto di collaborazione che adesso il Comune li sta proprio portando avanti proprio in questa direzione della partecipazione sistematica. Dire, no? In questo caso, esatto, quindi fortuna. Giustamente siccome noi da anni che portiamo avanti questi interventi di clini cerchiamo di dargli più una struttura e una finalità, quindi quest'anno noi l'abbiamo dedicato alle case popolari MM, ecco che abbiamo stipulato con il Comune di Milano questo e con MM un patto di collaborazione per cui MM ci dà tutte le autorizzazioni come prima parlavamo delle autorizzazioni ma non solo, MM ci identifica insieme con noi le case fattibili e oltretutto ci dà le vernici che per noi chiaramente è l'oro. Noi invece portiamo i volontari tutti assicurati e portiamo tutto il resto dei materiali. Il più delle volte quando identifichiamo queste case popolari cerchiamo anche di entrare in contatto con le realtà che abitano, quindi se esiste non so, un comitato degli inquilini, se esiste un portierato attivo, il perché? Perché è importante non soltanto la pulizia ma anche e soprattutto il mantenimento, perché se noi abbiamo pulito e abbiamo quindi perso tempo, risorse diciamo materiali e di volontariato, però quello sforzo che abbiamo fatto per pulire, poi nessuno lo mantiene nel tempo, almeno per uno o due anni, questo sforzo rimane vanificato. Quindi entriamo anche in contatto per stimolare le realtà locali. Ad esempio in Viale Lombardia, che è l'evento che abbiamo fatto l'anno prima, una casa popolare MM, Viale Lombardia 65, noi abbiamo stimolato la realtà degli inquilini, abbiamo ripulito tutto lo stabile e loro fino ad oggi hanno subito 3 imbrattamenti e loro continuano a intervenire con le vernici e il materiale che gli abbiamo dato in dotazione. E lo stesso abbiamo fatto adesso con via Nikolaevka, che è un complesso gigantesco perché era via l'1, il civico 3, il civico 5, abbiamo ripulito con oltre 120 volontari 1200 metri quadrati di superficie. Beh. Abbiamo lasciato anche lì vernici e materiale e la disponibilità qualora ci fossero un intervento particolarmente difficile che non sanno come gestire della nostra diciamo consulenza pratica e tecnica, esatto. Quindi questo è il nostro progetto che poi continuerà nel 2020 perché avremo la realizzazione di altre 2 case popolari che stiamo identificando insieme a MM, sempre con questa procedura. Walter, spesso, poco fa abbiamo parlato, no? Sistema, fare sistema, non più rete, portare a sistema, a regime, certi processi, qui finalmente sembra che qualcosa si muova, no? Allora, il tema è questo. E come appunto Milano Partecipa recitava, ci sono tante progettualità e anche tante operatività. La periferia è ricchissima di questo, perché quando diciamo sempre, tanto per dare una visibilità materiale, ci sono 108 teatri, 183 associazioni culturali o circoli culturali, e ci sono 51 biblioteche, ci sono anche 74 cori che hanno sede nella periferia, un complesso di 400 realtà che si occupano solamente, diciamo così, di espressione artistica e culturale ed espressiva. Allora, la periferia è ricca. Quello che non c'è è esattamente una
organizzazione organica e organizzata dove tutte queste realtà possono semplicemente fare riferimento e quindi dispiegare le proprie energie. Questo è il punto fondamentale. Adesso, per esempio, noi siamo in vista del 7 dicembre. Per quanto riguarda il 7 dicembre la nostra città, dal punto di vista civico, oltre ad essere la festività di Sant'Ambrogio, dal punto di vista civico sono anche il riconoscimento degli ambrogini. Anche Fabiola Minoletti è un ambrogino. Ambrogina? 2009. Ma poi ci attaccheremo anche i panettoncini, chiamiamole così, che è un altro... Su quello noi almeno arriviamo il mese prima. Il nostro Storytelling Awards arriviamo a novembre apposta, così almeno facciamo, no? Facciamo una volata lunga, traiamo una volata lunga che appunto è i primi giorni di febbraio, in particolare nell'occasione di San Biagio, poi lo spiegherà meglio Fabiola. Allora, noi abbiamo negli ultimi 10 anni 500 tra persone, realtà associative, istituzionali che hanno ricevuto l'ambrogino. Bene, dopo averli premiati questi ambrogini, che sono richiamati dalla città come un esempio per tutta quanta la cittadinanza, da seguire un po', anche da imparare come alcune caratteristiche che hanno. Ecco, che cosa ce ne facciamo noi di questi 500 ambrogini degli ultimi 10 anni? Li chiamiamo per dare la loro possibilità, no, di dare un apporto alla città, proprio anche perché l'amministrazione comunale faccia proprio determinate modalità, come sempre richiamava Milano Partecipa, perché questo qui è il punto, altrimenti rimangono tante celle di un alveare che non comunicano tra di loro. È una toccata e fuga. Ci sono gli ambrogini, ci sono poi le benemerenze cittadine, poi appunto dopo parleremo anche dei... Parliamo dei complessivamente di ambrogini, ci sono le medaglie d'oro, ci sono tutta una articolazione. Febbraio, diciamo, febbraio ci saranno poi i panettoni d'oro, giusto? Sì, ai primi di febbraio. La domanda non è tanto che fine fanno, quanto perché non usarli. Non usiamo, esattamente. Nel senso buono del termine, cioè abbiamo riconosciuto che sono delle eccellenze o comunque delle peculiarità che riconoscono la necessità di dare appunto un riconoscimento, un premio a queste realtà, perché poi dopo invece non magari sentirle, prenderle in considerazione quando poi si andrà a lavorare su quei campi che ognuno poi... Ma perché? Perché parliamo di tutto, cioè dall'arte alla cultura, certo, alla partecipazione, all'editoria. Ambrogini e panettoncini, adesso io li metto insieme perché perifericamente parlando, come al solito... Ricordando che non è che siamo cotari, anzi, non stiamo che a fare polemiche su come vanno, non ce ne frega niente quello noi. È proprio sul discorso, come anzi... Come il Comune di Milano, anzi, designa... Sfruttiamoli di più questi meriti. Designa, riconosce gli ambrogini, noi non entriamo nel merito. Come il coordinamento Comitato Milanesi e tutta una serie di altre associazioni che collaborano nell'individuazione dei panettoncini, chiamiamoli così genericamente, noi non entriamo nel merito. Panettone d'oro si chiama, vero? Sì. Panettone d'oro. Panettoncino lo fa. Tra parentesi, Walter Cherubini. Sì. Allora, ambrogini e panettoncini. Il problema è, bene, ma che cosa facciamo di tutta questa ricchezza? Perché, certo, è uno sforzo pochettino in più da parte degli organizzatori, quelli di chiamarli a raccolta semestremente in maniera tematica su alcuni temi che sono da svolgere a Milano. Cioè anche tutta la vicenda del cleaning è una nicchia dove ci sono alcuni che lo fanno, che stanno allargando, ma non c'è una macchina organizzativa cittadina che dica: oh, abbiamo delle persone che vogliono fare il cleaning, che desiderano farlo in maniera molto semplice, però sono anche strutturati, ma perché noi non focalizziamo questo tema e lo poniamo a tutta la città, dove tra virgolette chiunque può dire: benissimo, io mi aggancio a questo tipo di iniziativa, tra virgolette, una scuola di cleaning, mi viene da dire. Ma se noi non ci strutturiamo, continueremo ad avere i muri sporchi. Poi, con qualche episodio legato appunto al tema del volontariato, e che quindi non è pagato, non è professionale, anzi si fa carico di tutta una serie di costi, no? Tutto. Perché assicurazione o cose di questo. Però c'è una notizia che invece le vernici le mette AMSA, quindi sì, in questo patto di collaborazione, però non è sempre così. In questo patto di collaborazione è stato bello, anzi, per questo che gli altri seguono l'esempio di questo patto. Magari il caso popolare Haller, che seguono ci sono tutta una serie di energie, quindi bisogna esattamente entrare nei processi organizzativi.
Le progettualità sono tantissime a Milano, mancano i processi organizzativi che rimangano stabili nel tempo. Torno ancora al panettone d'oro. Il panettone d'oro, ma non so, credo che sia la... Infatti poi siamo in chiusura, volevo appunto lasciare... 25esima edizione, adesso... Sì. Cioè, è tutta una realtà importante di riconoscimento a persone, realtà sociali che fanno, muovono. Bene, ma perché non li mettiamo a sistema questi? A sistema della città, a utilità della città. Parlavamo di panettoni d'oro, parlavamo, raccontaci Fabio. Sì, quindi allora quest'anno sono già in corso le raccolte delle segnalazioni, quindi se avete segnalazioni di cittadini, comitati, sono lungo, non ho detto niente a questo tavolo, fate qualcosa, comitati, associazione, cioè. Andate proprio sul sito del panettone d'oro e c'è proprio il link per fare la segnalazione. E la data in cui verranno assegnati i premi sarà, la data esatta non si sa ancora, comunque i primi di febbraio. Cioè, quindi... Sabbiaggio di solito, ma si usa esatto, i primi di febbraio, ecco, quindi mi raccomando, se avete segnalazioni... Perfetto. Attendiamo. Fabio, dacci anche le coordinate soprattutto del coordinamento Comitati Milanesi, ma anche poi appunto di quello che di altre attività che fate, dove possiamo trovarvi, come possiamo seguirvi. Sì, allora beh, c'è un sito che è il www.comi.it e poi chiaramente noi siamo una realtà poliedrica perché dentro è un capiente di altri 49 comitati e associazioni che hanno anche massima libertà, diciamo, organizzativa. Noi cerchiamo di praticamente di interfacciarsi per condividere le tematiche comuni, per farci forza magari per certe criticità che dobbiamo affrontare, magari legate magari più alla sicurezza, ecco. E quindi le tematiche che affrontiamo sono molteplici, quindi vanno dalla sicurezza, che può essere dalla segnalazione di spaccio, alle tematiche di prostituzione, quindi situazioni di criticità, quindi magari appartamenti dove si esercita la prostituzione oppure ambiti territoriali dove si esercita la prostituzione in strada. Poi abbiamo, non so, segnalazioni sul degrado urbano, quindi anche adesso ad esempio abbiamo fatto una raccolta di cartellonistica danneggiata o abbattuta, che quindi è stata un po' condivisa dai vari ambiti territoriali, quantomeno per sensibilizzare le amministrazioni su questa tematica, che anche se però comunque induce a una sorta di degrado urbano. Ecco, quindi le tematiche che noi affrontiamo sono molteplici. Perfetto Fabiola, allora siamo davvero in chiusura. Walter, ultime comunicazioni di servizio da fare, ne abbiamo? Ma riprendendo un po' anche l'attività che abbiamo fatto, l'iniziativa Milano Partecipa, ci sono tre elementi da sottolineare. Uno è quello che abbiamo definito, almeno attualmente, per il Fine Art Milano, un'iniziativa che partirà nella prossima primavera, cioè vogliamo mettere a fattor comune della città, a partire da coloro che abitano e operano negli oltre 110 antichi borghi e nuovi quartieri della periferia milanese, un'iniziativa che proprio partendo dalle periferie sia centrale cittadina. Se la prima domenica di ogni mese è quella dedicata ai musei aperti, il terzo fine settimana di ogni mese può essere una data di raccordo, dove invece mettiamo al centro le bellezze artistiche e architettoniche che ci sono sui territori della nostra periferia, nei tantissimi borghi e quartieri, appunto oltre 110, proprio perché la città conosca Milano, come diceva Bonvesin dalla Riva, i miei concittadini non dormono nel sonno così dell'ignoranza, e quindi anche intervengano, vivano gli altri quartieri, perché il problema è quello anche dell'interscambio. Alcune volte uno abita alla Bovisa e non va mai al Corvetto e non sa nemmeno, se non per sentito dire, se c'è o non c'è. Questo qui è il primo dato, e quindi invitiamo tutti quanti, perché chi sono i protagonisti di questa iniziativa? Tutti coloro che operano sul territorio e hanno a cuore il loro fazzoletto di terra, ma per un bene comune. Anche qui troviamo tutte le indicazioni sul sito di consulta. Questo diciamo che con la fine dell'anno ingegnerizzeremo bene quello che è la proposta, che abbiamo già comunque compiuto, e quindi dai primi di gennaio tutti quanti potranno partecipare. Invitiamo a partecipare in una maniera corale.
L'altro si associa a questo, questo è un po' una volata lunga, il centenario degli antichi comuni milanesi. Il 1923 è stato, diciamo così, sono stati aggregati a Milano diciamo una dozzina di comuni, e fa il paio esattamente, questi comuni non sono altro che la declinazione dei 110 antichi borghi e quartieri, perché poi a loro volta i comuni avevano aggregato altri piccoli comuni eccetera, e quindi ciascuno ha una storia, è importante riconoscerla, è importante che sia conosciuta da tutta la città. Ritorno a uno dei temi che poneva Fabiola, quello del prendere cura. Associato a questo, anche rivolto al mondo della scuola, sarà uno dei temi cui proporremo all'amministrazione comunale un patto di collaborazione sicuramente, è quello dei draghi verdi, le fontanelle di Milano, che sono generalmente vandalizzate, taggate, sono l'elemento comune, l'unico elemento di tutta comune a tutta Milano, sia dal punto di vista del servizio, perché non sprecano acqua le fontanelle, ma fanno muovere l'acqua che poi arriva nelle nostre case, e in secondo luogo sono anche un elemento artistico-architettonico, presente dal centro alla periferia, dalle strade, alle piazze, i parchi, ci sono dappertutto. Ecco, può essere proprio un'iniziativa corale di riappropriazione, anche di cura, perché i manti non sono verdi, ma sono normalmente di tutt'altro colore. Infatti. Perfetto, allora, grazie mille Walter per oggi, noi ci vediamo martedì prossimo. Fabiola, grazie mille, grazie. Buone feste, comincio a farlo, ormai siamo quasi sotto Natale quando arriva. Io sono stato sotto voce, ma ci siamo, quindi ormai praticamente possiamo salutarci, farci gli auguri, ci vediamo sicuramente. Assolutamente. Prestissimo, allora. A presto. Grazie mille a Fabiola Minoletti, coordinamento Comitati Milanesi, e grazie a Walter Cherubin, la consulta Periferie Milano. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento come sempre torna domani, sempre qui in diretta su Milano News, con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto. Thank you.